Cesena chiude con soli 2 punti il doppio impegno casalingo con Ascoli e Mantova e rimane sempre nella zona pericolante del campionato. Castori, senza Croce, il più in forma del momento, non rinuncia in partenza però al febbricitante Moscardelli, mentre Brucato, con ben 8 indisponibili fra squalificati e infortunati, punta sempre sulla voglia di gol del capocannoniere Godias, che però vivrà un pomeriggio difficile e abulico. I primi 20 minuti vengono giocati a ritmo forsennato, coi padroni di casa intenzionati a fare la gara, esponendosi ogni tanto però alle ripartenze veloci di Tarana a destra e Noselli, che parte largo a sinistra. Salvetti, nonostante qualche acciacco, si dimostra subito il più in palla, prima sciupa una buona occasione su azione d'angolo, poi al nono cerca la testa di Moscardelli, che però mette a lato. Il Mantova gioca con ordine, al primo affondo passa in vantaggio al 13°, Tarana lavora un bel pallone sulla destra e crossa per l'inserimento aereo di Spinale. Il numero 4 viene dimenticato dalla difesa bianconera e anticipa Arthur con una zuccata che si insacca sul secondo palo. Secondo centro stagionale per Manuel Spinale, bravo ad approfittare della dormita collettiva del Cesena. Nonno Salvetti però è ispiratissimo, al 20° taglia in due la retroguardia virgiliana con un lancio illuminante che Davide Moscardelli, dimenticandosi l'influenza degli ultimi giorni, è bravissimo a trasformare nel suo 13° gol in campionato, con il sinistro violentissimo che Andanovic non vede nemmeno passare. Splendida la combinazione sull'asse Salvetti-Moscardelli e pareggio meritato per i romagnoli. La partita rallenta di intensità ma rimane gradevole. Al 33°, dopo una svirgolata di Notari in area di rigore, Noselli prova a sorprendere Arthur, che però si esibisce in un tuffo plastico e blocca la sfera. Godas ci riprova un giro di lancette più tardi su servizio di Franchini, ma Cardone usa tutta la sua esperienza per sventare la minaccia. Al 36° il Mantova rimane in 10, secondo giallo per Cristante per intervento duro su Moscardelli. Salati non ci pensa due volte, spedisce in anticipo il numero 55 negli spogliatoi. Nella ripresa Castori inserisce Djuric per un evanescente Paponi, ma il primo pericolo lo porta un difensore. Al 48° sul corner di Botta arriva Ola, chiude la saracinesca Andanovic, bravissimo a deviare in angolo. L'ultimo sussulto virgiliano con Tarana al 50° sarà l'ultima apparizione nell'area cesenate per la squadra di Brucato. Al 70° viene reclamato un calcio di rigore per atterramento di Turati su servizio di Moscardelli, tutto regolare per Salati. Poi ancora un immenso Salvetti, palla in mezzo, Djuric, avvitamento, grande colpo di testa appena sopra la traversa. Il forcing del Cesena nel finale, ancora con la sponda di Djuric per l'inserimento di Moscardelli, che arriva con poca coordinazione al momento del tiro. Poi all'81° però l'azione più clamorosa, il velo di Djuric, Cardone a tu per tu con Andanovic, spreca tutto e giustamente alla fine si dispera. Al Manuzzi fra qualche fischio finisce 1-1, il Mantova porta a casa un punticino prezioso dopo una gara giocata per più di un'ora in 10 uomini. Il Cesena invece si mangia le mani per un'altra occasione persa di riprendere il treno salvezza. I play-out sono sempre a 2 punti, ma sabato prossimo c'è la trasferta di Lecce. La strada, insomma, è sempre in salita.